andando questa edizione di Pitti Fragranze? Mai come questa edizione vedo un Pitti Fragranze maturo, una manifestazione che ormai ha raggiunto 270 collezioni, ma non è soltanto i numeri che contano, è anche la qualità. Sono più di 160 i marchi internazionali, c'è una bellissima frequentazione dall'inizio, è partita subito alla grande con compratori un po' da tutto il mondo. Si sono dati raccolta qui a Pitti Fragranze anche i nasi più importanti che fanno delle collezioni, che vengono a Fragranze per presentare i loro prodotti ma anche per scambiare informazioni, perché Pitti Fragranze poi non è soltanto una manifestazione commerciale dove i compratori vengono e vedono le novità dell'anno, ma è anche un luogo di cultura, di informazione, di formazione olfattiva. E quanto è importante l'Italia all'interno del mercato della profumeria artistica? Oggi la nicchia è un argomento di moda, molti la guardano con attenzione, sia per chi produce, sia per chi la distribuisce e anche proprio perché il compratore diventa sempre più sofisticato, e non solo sofisticato ma si amplia, sia nella parte femminile ma anche nella parte dell'uomo. Questo sicuramente è un aspetto importante, perché c'è una sorta di capacità di selezione da parte del compratore, sempre più voglioso anche di cose un po' speciali, e Pitti Fragranze va in quella direzione. Vale il mercato e che possibilità di crescere? Se dovessi rubare la parola a Ivy Dream is 1.5%. L'obiettivo della profumeria di nicchia, la potenzialità della profumeria di nicchia nel mondo è di raggiungere, ma anche come coerenza è una nicchia, l'1,5% del beauty business. Il beauty business in Europa significa 73 miliardi di euro, e quindi l'1,5% è qualcosa che supera il miliardo di euro, che si può dividere per i principali paesi. In più abbiamo una grande potenzialità stando nell'1,5% per quanto riguarda gli Stati Uniti, i mercati del Far East, che stanno crescendo ovviamente tantissimo. C'è un grosso problema educativo e di identificazione del cliente, ma il potenziale è questo. Stiamo parlando di un grosso business che è di nicchia, come in altri settori, l'orologeria, la pelletteria eccetera. Bisogna avere la coscienza di stare in certi perimetri e sapere che ad oggi forse in Italia, l'Italia diciamo che è il paese più maturo, ma diciamo che forse oggi abbiamo sviluppato non più del 40% del potenziale di questo mercato. Allora, le opportunità di crescere ci sono indubbiamente, perché noi cresciamo. È diventato un campo un po' invaso oggi, nel senso che quando si parla di marchi storici o di professionisti che da sempre si sono occupati o che mettono la loro professionalità, vediamo oggi che c'è anche la nascita di improvvisatori, tra virgolette, perlomeno di gente che si presenta nuova sul mercato. Fin lì niente di male, però si arriva poi a un punto in cui il consumatore resta un po' spaesato, perché pensa sovente a un marchio sconosciuto, allora è nicchia. Non sempre è così. E quanto conta oggi avere dei punti vendita che racchiudano diversi brand? Penso che sia molto importante. Noi abbiamo 10 punti in Italia. Penso che sia un punto di grande forza, perché in tutti i nostri bar parfum utilizziamo il personale molto preparato per trasmettere l'approccio e il messaggio dei profumi, non per fare come prima cosa la vendita. La vendita è una conseguenza, però si può entrare benissimo nei nostri bar a parfum, parlare, fare passeggiate olfattive, cercare, conoscere senza alcun obbligo, e questo è molto importante, perché la nostra filosofia è quella di dare dei mezzi di conoscenza per poter fare le proprie scelte. Ci saranno nuove aperture, pensate anche all'estero? No, all'estero per il momento no, anche se ce lo richiedono, ma non è... È già difficile controllare il risultato in Italia, quindi non vorrei che la filosofia, la qualità di olfattorio si allungasse, si diluisse per un eccessivo... Però non è escluso. Ecco, in Italia sicuramente ci saranno dei punti, ci sono città che lo richiedono. La difficoltà è di trovare il punto giusto per ogni città, naturalmente non tutte, ma ci sono delle possibilità. Quali sono
sono le novità di Mansfield per questo nuovo PT Fragranze? Sì, quest'anno noi presentiamo una grandissima innovazione nel campo della profumeria di nicchia, perché in una joint venture con Pininfarina, stylist del design italiano nel mondo, creiamo questa fragranza Pininfarina declinata nelle due fragranze sia maschile che femminile, Lumina e Segno. La grande novità quest'anno è che all'interno di questa fragranza c'è comunque una molecola, l'ozonuro, che consente una ossigenazione della pelle, per cui nel momento in cui si indossa questa fragranza è immediato l'effetto tensore e l'effetto di lucentezza che si vede all'istante. Non a caso il playoff di questa fragranza è proprio essenza di luce. E per quanto riguarda Marinella? Marinella presentiamo la nuova fragranza femminile, Malia, un nome un po' napoletano da un punto di vista di storia, diciamo, di Virgilio, perché sappiamo che comunque la Malia è quanto di più ammaliante si possa comunque avere da una donna. È una fragranza molto fresca che consente comunque di permettere anche al nome Marinella, che è da tempo un nome maschile, di presentare una fragranza per una donna che possa comunque indossare anche non solo una cravatta.